In un'intervista emozionante al giornalista Anderson Cooper nel programma 60 Minutes, il principe Harry ha condiviso dettagli commoventi sui giorni successivi alla tragica morte di sua madre, Lady Diana. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. L'ex principe ha raccontato di come suo padre, il principe Carlo, gli avesse comunicato la notizia all'età di 12 anni, creando una ferita che lo avrebbe segnato per molto tempo. Harry ha rivelato di sentirsi in colpa per la sua mancanza di lacrime in quei giorni, confessando che non credeva che sua madre fosse davvero morta. Una delle parti più strazianti dell'intervista è stata la descrizione della sua visita a Parigi, dove Lady Diana perse la vita. Harry ha camminato sullo stesso percorso cercando risposte e comprendendo le circostanze della tragedia. Il principe ha anche condiviso la sua frustrazione riguardo alle indagini chiuse nel 2006, che attribuivano la colpa a Henry Paul, l'autista dell'auto che aveva bevuto troppo. Harry e il principe William, suo fratello, hanno considerato più volte di chiedere la riapertura dell'inchiesta, poiché rimanevano lacune e interrogativi irrisolti. La morte di Lady Diana continua a tormentare entrambi i principi, e la ricerca della verità rimane un punto cruciale nella loro vita. Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news. Lascia un mi piace al video e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.